Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati. In questo 2021 cade un anniversario importante per una band britannica molto popolare anche da noi. Parliamo oggi infatti dei Blur, perché esattamente 30 anni fa usciva l'album di debutto della band di Damon Albarn e di Graham Coxon. Subito dopo lo scioglimento degli Smiths ho sentito dire che un gruppo così importante non potrà più esistere. Bene, i Blur esistono perché non accetto che questo succeda. È così che il 23enne Damon Albarn presentava infatti l'album d'esordio della formazione, nata insieme al chitarrista Graham Coxon sui banchi della Stanway Comprehensive School di Colchester, capoluogo dell'Essex, dove il padre di Damon, tra l'altro artista già nel giro dei Soft Machine, era stato chiamato per dirigere la locale scuola d'arte. Finite le scuole, infatti ecco che Albarn rimase a casa per studiare poi teatro, mentre Coxon si trasferì a Londra per studiare belle arti alla Goldsmiths, dove conobbe il bassista Alex James, studente di lingue. Arruolato nel giro di poco tempo il batterista Dave Rowntree, i quattro si fecero inizialmente chiamare Seymour e partirono alla conquista del mondo, o quantomeno alla conquista del primo contratto discografico. Va inquadrato il periodo precedente? Beh, alla fine degli anni 80, inizio anni 90, andava molto nell'ambito della musica indie il mix che contaminava rock e dance. I Blur, quindi, una volta deciso questo nome per la loro band, lanciarono il singolo She's So High, singolo che permetterà poi loro di avere un contratto con una casa discografica importante come la Parlophone. È allora che questo singolo, che vogliamo dedicare a questa puntata di oggi, ricorda proprio il debutto del gruppo inglese con l'album Leisure, uscito nel 1991. Il disco arrivò in settima posizione nella classifica inglese e alla 48esima in quella europea. Il gruppo avrà anche risposte migliori in termini di critica, ma anche di vendita, con il disco seguente Modern Life is Rubbish del 1993. Il pezzo Sing, però, all'interno di questo album è presente anche nella colonna sonora del film di successo Trainspotting. Poi va anche detto che il disco è stato ristampato nel 2012. Fa comunque parte del primo periodo di produzione dei Blur, quello che coincide con l'esplosione Britpop in Europa e che poi ha consacrato il gruppo come stella nascente della musica anni 90, insieme ad altre band come per esempio i Pulp, i Supergrass e poi successivamente gli Oasis. A partire poi dall'album Blur omonimo del 1997, la band si è accostata invece a uno stile più vicino all'indie rock e all'alternative rock. Diciamo che poi, tra alti e bassi, il gruppo ha prodotto dischi nuovi fino al 2015, anno di uscita dell'ottavo album in studio intitolato The Magic Wipe. Il disco è stato concepito durante il soggiorno di 5 giorni ad Hong Kong nel 2013, dopo la cancellazione del tour in Giappone. L'album era divenuto il sesto album in studio consecutivo dei Blur ad arrivare in vetta alla classifica britannica di quelli più venduti. Nel dicembre 2015 è poi uscito nei teatri britannici anche il documentario New World Towers, che segue la band in studio durante la registrazione del disco. Il gruppo si è riunito ancora brevemente, arrivando quasi ai giorni nostri, il 29 marzo del 2019 per una esibizione a sorpresa in un evento annuale organizzato da Albarn a Londra, ossia l'Africa Express. Noi adesso invece torniamo proprio agli esordi, al 1991. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid.
You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.